coronavirus, 46.638 malati, 5.476 vittime, numeri in lieve calo, impennata di denunce dopo il blocco di tutti gli spostamenti. Cauta fiducia in Lombardia, emergenza rianimazione, nuovi posti al San Raffaele, via all'ospedale da campo a Bergamo. Per Mattia, il paziente 1, attesa la dimissione. Critica la situazione in Spagna, dove il sistema sanitario affanna e crescono i decessi che sono oltre 2.000. Ricoverata la vice premier Carmen Calvo. L'appello del sindaco di Venezia Brugnaro, il governo ascolta il territorio e chiede misure shock. Serve subito, dice, un piano Marshall di sostegno alle aziende. Nuovo scossone per le borse, forti perdite a Milano, oggi vertice dei ministri economici europei, polemiche tra Confindustria e sindacati che annunciano scioperi. Buongiorno dal TG2. Si riscontra un leggero calo generale dei contagi, probabilmente per effetto delle nuove restrizioni e dei divieti. È nato il blocco totale agli spostamenti da un comune all'altro.